paviaplay.it. Accende il tuo territorio. Buonasera a tutti i nostri amici di Pavia Play, siamo tornati per l'appuntamento settimanale con Pavia Play Live, versione serale anche questa settimana, come vedete ore 21, siamo oggi stasera, anzi in diretta, per parlare di imprenditoria locale. Questa sera in particolare ci concentreremo sul discorso del momento che stanno vivendo gli imprenditori del nostro territorio. Abbiamo invitato questa sera l'imprenditore Marco Maggi dell'azienda agricola Francesco Maggi e insieme a lui cercheremo di capire un po' che momento sta vivendo l'imprenditoria, ma soprattutto Marco è una persona comunque persona giovane, con tante idee, con tanta voglia di fare, e il confronto con Marco può anche, diciamo, ispirare a una creazione, una rete di imprenditori locali che possa ovviamente aiutare a superare questo momento che è oggettivamente molto difficile per tutta l'imprenditoria locale. Ecco, partiamo a parlare con lui proprio di questo, cioè partendo dalla sua esperienza, partendo da questo concetto che poi vi spiegherà lui, questa situazione del fare rete, di cui spesso Marco ha parlato e che spesso rilascia nelle sue interviste, questo concetto di imprenditoria fatta rete in modo locale. Cercheremo di capire quali sono in questo momento gli agganci migliori, quali sono le best practice migliori di questo momento, appunto, per poter arrivare al 2021 e sperare in una svolta eventuale. Ecco, quindi imprenditoria locale. In questo punto vorrei fare subito entrare il nostro ospite e salutarlo. Marco, buonasera. Oh, buonasera Federica, ciao. Ciao e buonasera a tutti. Oh, ben trovato Marco, ben arrivato a Pavia Play Live. Allora, volevo parlare con te innanzitutto. Iniziamo, tu sei un imprenditore, anche un imprenditore locale molto conosciuto. Prima di parlare esattamente di che cosa fai tu e quindi di fermarsi sul tuo settore, volevo fare la premessa parlando con te di imprenditoria al momento e imprenditoria locale. Che momento è per gli imprenditori, a tuo giudizio, Marco? Beh, diciamo che come momento è un momento molto difficile, momento dove non si riesce un po' a capire da che parte remare, non si capisce da che parte andare. Purtroppo è un momento che come imprenditoria proprio nel mio settore, avendo chiuso comunque l'Horeca sia italiana che quindi anche estera, è un momento parecchio difficile, soprattutto per un'azienda comunque come la nostra, che è, diciamo, piuttosto introdotta in questo settore, diciamo, dell'Horeca. Fortunatamente oggi si hanno la fortuna di avere ancora, come dal passato ci siamo mantenuti, un gran bel rapporto con i clienti privati, quindi diciamo che oggi il cliente privato è quello che ci sta almeno tenendo vivi, almeno ci fa sperare in una parte positiva comunque del nostro lavoro. Però generalmente io vedo che il settore è molto 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 in crisi. Io penso a tutti gli amici che hanno bar, ristoranti, io tante volte penso a loro e mi viene una grande tristezza vederli proprio a zero, fermi, sperando in un momento migliore. Sì, tra l'altro amici, ma non solo, perché tra l'altro erano persone che collaboravano con te, perché Marco, tu facevi un sacco di eventi in fase pre-Covid, cioè prima di marzo, comunque tu organizzavi spesso moltissimi eventi con ristoratori, bar, eccetera, quindi a maggior ragione senti vicino la loro crisi, ecco. Beh, sai, certo, io ho sempre cercato di impostare un rapporto con il cliente, diciamo, io mi piace definirlo un amico, perché poi fondamentalmente chi ha i nostri vini sono i primi portavoce dei nostri prodotti, per cui noi li spieghiamo a loro e loro con tanto entusiasmo li spiegano ai clienti che vanno nei loro bar, nei loro ristoranti, per cui
Io guardo proprio a novembre, dicembre, dovevamo fare circa una dozzina di serate proprio in ristoranti della Lombardia per spiegare il buttafuoco, il nostro punto di forza. Io è un nostro vino che ho nel cuore, come azienda noi stiamo spingendo tantissimo su questo prodotto e proprio andavamo nei locali come ho fatto l'anno scorso, dedicando una serata. I nostri partners, i nostri clienti, i nostri amici ristoratori e baristi ci davano l'opportunità di avere una sala dove noi, i loro clienti, spiegavamo i nostri vini, spiegavamo il nostro buttafuoco, spiegavamo il nostro entusiasmo nel produrre questo vino e purtroppo quest'anno dovremo fare un anno zero insieme a loro. Speriamo in bene. Nel 2021 speriamo in bene di poter fare tutte queste belle cose con loro. Reiniziare a farle, Assolutamente. Marco. Ecco. Allora, Assolutamente. passo indietro. Prima di chiederti, visto che tu sei stato uno degli imprenditori nell'Oltrepò più attivo da quando il Covid, diciamo, si è calato nella nostra realtà e l'ha tutta cambiata, volevo fare prima un passo indietro con te. Tu sei un profondo conoscitore del nostro territorio, perché ovviamente come imprenditore e soprattutto per il tuo settore sai benissimo com'è il nostro territorio. Quali sono i nostri punti di forza come territorio che potremo sfruttare, in una fase post? Beh, guarda, io credo che tu sai che mi conosci, quindi sai che sono un grandissimo appassionato di bici. Esatto. Io sono un appassionato di mountain bike, quindi ti dico, solamente guardare i nostri panorami, già lì è un grande motivo per visitare l'Oltrepò. È un territorio bellissimo, è un territorio pieno di sfaccettature, pieno di aziende, comunque anche di locali. Di locali dove si mangia bene e dove ci si sta veramente bene, cioè c'è una benissima accoglienza. Per cui ti dico che il nostro territorio è una grandissima forza da chi ha passione come me. Tu hai detto che io mi hai sempre visto come tanto attivo. Sì, io sono molto attivo perché credo che comunque il nostro territorio non abbia niente di meno di altri territori italiani che invece sono riusciti a fare squadra e a portare in avanti proprio a livello sia mediatico che a livello anche turistico il territorio. Io penso che l'Oltrepò abbia delle zone veramente romantiche, ma romantiche sul punto di vista di avere con amici. Io ho fatto, guarda, diverse aperitivi con i miei amici, i picnic con la mia famiglia. Io ho due bambine con mia moglie e altri miei amici che hanno dei bambini. Abbiamo organizzato tante volte dei picnic in punti bellissimi dell'Oltrepò Pavese e ti dico, è spettacolare perché tu sei in mezzo alla natura con chi vuoi, prima di tutto, in piena tranquillità. Quindi abbiamo una grandissima fortuna e la grandissima fortuna io dico la lancio come grande frecciatina anche agli attori del territorio Oltrepò Pavese. Ricordiamoci che questa fortuna ce l'abbiamo in mano noi e siamo noi, protagonisti del territorio, che dobbiamo aver voglia di far crescere il nostro territorio, la nostra casa dove noi abitualmente ci lavoriamo, ci abitiamo, ci viviamo e non ci rendiamo conto di che grande impero abbiamo, dove che grande impero camminiamo e che tutti i giorni per noi sembra una grandissima normalità, ma qualsiasi persona venga a trovare me personalmente, che sia un giornalista, che sia italiano, che sia estero, aprono la bocca e gli occhi, spalancano gli occhi quando vedono i nostri panorami. È vero, è un bellissimo territorio e infatti è proprio dal territorio un po' che tu hai tradotto questo concetto del fare rete, che l'abbiamo portato anche quest'estate qua col ministro Centinaio, l'ex ministro Centinaio, ora senatore. E abbiamo proprio parlato di te per coloro che ci ascoltano dalla prima edizione di Pavia Play Live, cioè ti abbiamo citato perché tu a marzo. Spesso nelle tue interviste hai detto: questo periodo lo superiamo grazie al territorio e se facciamo rete.
ci spieghi questo passaggio? Guarda, io te lo spiego forse nella maniera più semplice. Io ho fatto tantissimi sport nella mia vita, tantissimi sport di squadra. Io ho giocato in Serie C1 basket e poi ho fatto tantissimi sport singoli. Andare via singolarmente, il tuo sforzo fisico è quello che riesci a fare, è tutto tuo. Però se vinci una squadra, se vai a... Se quando io mi ricordo quando vincevamo, abbiamo vinto anche dei campionati, che alla fine delle partite ci abbracciavamo. Perché? Perché eravamo arrivati in quell' obiettivo comune che avevamo avuto per tanti anni di allenamento, per tanti anni di strada insieme. Ecco, la vita bisogna viverla secondo me in questa maniera. Cioè noi, io dico sempre che nel territorio io non ho degli avversari, io ho dei colleghi. E coi colleghi bisogna prendersi mano per mano, come abbiamo fatto col buttafuoco storico, come abbiamo fatto col distretto, con la mossa perfetta, andare in giro insieme con un prodotto, non avendo paura di aprire la bottiglia di un altro e far assaggiare la bottiglia di un altro. Fare squadra significa essere, io in tante fiere apro e faccio degustare le bottiglie di altri. Per me non è una cosa denigrante o che mi svaluta, anzi, per me poter servire un prodotto di un mio collega che so che è un grande prodotto, è un grande valore e mi dà una grandissima emozione, perché se è buono quel prodotto lì, io posso dire: guarda, assaggia anche il mio, è buono anche il mio, l'Oltrepò va avanti con la veduta che mediamente l'Oltrepò sta lavorando molto bene. Invece da soli, i singoli, io dico sempre che un singolo quando ha finito la forza si ferma. Una squadra, quando uno della squadra ha finito la forza, la squadra lo porta avanti. Assolutamente, è un concetto che ricordiamo anche il senatore Centinaio l'ha ripreso proprio citandoti, Marco, dicendo appunto che stava lavorando molto con grande energia e con grande impegno con te su questo concetto dell'Oltrepò unito per poter uscire da questo momento. Sì, Lascerei un pochino, dimmi Marco. no, beh, io dico che Gianmarco Centinaio, quando era ministro dell'agricoltura, aveva forse poco tempo purtroppo di dedicarsi all'Oltrepò. Oggi è una persona che ha piuttosto vicino all'Oltrepò e come io spesse volte quando ci siamo visti o quando abbiamo opportunità di vederci, lo sa che per me l'importante è far rete, cioè qualsiasi zona d'Italia che abbia voluto fare un salto in avanti l'ha fatto mano per mano con gli altri, ma non solo i produttori di vino, tutti gli attori del territorio, devono essere i bar, devono essere i ristoranti che credono nel territorio e spesse volte nelle carte dei vini, quando io ogni tanto discuto, perché non dico litigo, ma discuto con diciamo, i proprietari di bar, di ristorante, vi dico: ragazzi, noi a Stradella, Broni, a Pavia dobbiamo vendere il nostro territorio non vuole avere, non, noi non vi dico che non dobbiate avere dentro altri vini di altri territori, però quando si spinge il territorio, la prima cosa che quando uno viene ci dice: fammi assaggiare uno spumante, non dobbiamo dare oggi lo spumante che è più semplice vendere, il prosecco, ma dobbiamo dare invece i vini del territorio. Poi è chiaro che bisogna avere anche altri attori italiani dell'enologia, però dobbiamo dare i nostri prodotti, soprattutto nella nostra zona dell'Oltrepò Pavese, bisogna vendere il nostro territorio. Poi non è detto che dobbiamo avere anche altri vini, ma però dobbiamo credere in noi stessi. Assolutamente, anche perché comunque si tratta anche di cultura, il fatto di trasmettere alle persone in contesti diversi quello che è il nostro territorio, tramite cibo, tramite, come dici tu, una bottiglia di vino, tramite, al di là del valorizzare comunque il lavoro dei nostri, dei colleghi, degli imprenditori, trasmettere cultura. Assolutamente, guarda, io credo che negli ultimi anni l'Oltrepò Pavese, soprattutto sul comparto enogastronomico e sulla parte anche vino, ha fatto dei passi da gigante. Prima c'erano in Oltrepò
solo qualche nome che dava un po' di lode al nostro territorio, oggi tante aziende medio-piccole si sono messe a lavorare veramente bene. Quindi l'Oltrepò in giro stiamo cercando e nelle degustazioni ci riusciamo a dare un'identità nuova a questo territorio. Quindi, ripeto, siamo noi protagonisti del territorio, tutti i protagonisti del territorio, che devono avere la voglia di rendere più appetibile il nostro territorio quando un possibile visitatore viene. Vuol dire mantenere il territorio in maniera degna, cioè da partire dalle rive, ai fossi, cioè dobbiamo rendere la nostra casa, io la chiamo così, bella, perché io credo Esatto. che tutti la loro casa la tengono bene e non perché devono uscire dal nostro territorio, devono tenerlo male, cioè dobbiamo partire proprio da noi a credere nel nostro territorio e essere fieri se la gente viene, ma non che è un peso uno che viene nel nostro territorio, anzi è giusto che uno venga nel nostro territorio, noi dobbiamo fargli vedere come siamo, cosa siamo e come siamo capaci di fare. Ecco, io invece adesso vorrei fare una piccola pausa dal discorso generale di imprenditoria e entrare invece nel tuo settore, che è un settore bellissimo e caratteristico del nostro territorio. Un paio proprio di domande così giusto per capire. È stato comunque un anno complicato per tutta l'imprenditoria e comunque anche per il vostro settore, Marco. Beh, prima di tutto abbiamo appena superato un periodo importante per voi. Com'è andata la vendemmia di quest'anno? Beh, diciamo che l'annata 2020 credo che te lo dirò fra un po', però credo che sarà da mettere negli annali, nel senso che è veramente stata una vendemmia veramente valida. Valida nel senso che abbiamo avuto tutte le condizioni climatiche ottimali per avere dei prodotti molto molto validi. Per cui, Ottimo. guarda, oggi come azienda stiamo già utilizzando alcuni prodotti 2020, vendemmia 2020 bianchi in particolar modo, e a breve, credo che prima di Natale, cominceremo a vendere qualche prodotto di vino rosso nuovo, però il vino bianco è eccezionale, davvero, ha dei profumi veramente validi, ha delle sapidità veramente importanti, resini, pinot. Adesso stiamo preparando un autoclave di spumante, è quasi a fine fermentazione, per cui sono veramente, veramente validi. Quindi una vendemmia da ricordare, comunque una vendemmia molto, molto bella. Questo ci fa piacere. Hai citato ovviamente che adesso proporrete anche altri tipi di vini per degustazioni, eccetera, sempre per privati, ovviamente finché non cambia la situazione, ma tra poco ci saranno ovviamente dei piccoli presenti, se si potranno fare, regali. Ecco, ci piace magari mandare questo messaggio, cioè della valorizzazione dei prodotti del nostro territorio. Quali sono i vini che consiglieresti per eventualmente dei presenti o da degustare in momenti in cui si è nelle, ovviamente, famiglie, circoscritte nella convivenza, ecco. No, guarda, Federica, sai che io la prima parola che mi esce è degustate il buttafuoco, assaggiate il buttafuoco. Però vabbè, no, noi ci sono tanti tanti vini che noi abbiamo da proporre. Noi come azienda abbiamo caricato sul nostro sito anche dei pacchetti, proprio perché a me, io ti dico, mi piace molto fare territorio. Vicino a noi nel comune di Canneto c'è un'azienda che è un salumificio, Salumificio Daturi. E noi abbiamo deciso quest'anno di fare dei gesti con loro, proprio perché capendo la situazione qual era, abbiamo deciso di fare dei gesti, di organizzare un delivery, proprio anche da pensare a che se per caso non dovessero aprire, noi siamo in grado anche di consegnare il cesto da parte di una persona a casa di chi vogliono portare, diciamo, il dono. Io dico sempre che una bottiglia di vino è una cosa molto bella da regalare, anche perché fondamentalmente non sappiamo mai cosa poter regalare a qualcuno, però una bottiglia di vino è una cosa che fa sempre piacere. Quindi io di solito quando qualcuno mi chiede cosa potrei regalare, io gli dico sempre: guarda, la morte sua è fare un rosso importante e uno spumante.
Quindi io non ti nego che se dovessi chiedermi cosa vorresti regalare, io ti dico: guarda, io ho tre vini che ho, quattro vini principalmente nel cuore. Il 2278, che è un nostro vino che ho dedicato a mia figlia, la mia seconda figlia, che è uno spumante Martinotti. Il Fatum, che è l'altro vino che ho dedicato alla mia prima figlia Emma, che è stato dedicato per una coincidenza tra la nascita di mio nonno, che è Francesco Maggi, diciamo che è mancato l'anno scorso, però lui è riuscito, siamo riusciti a trasmettergli questa etichetta dedicata a lui. E poi l'Abbondanza, che invece è un nostro buttafuoco base, che è un vino che noi facciamo dal 91, e poi il Vigna Costera. Quindi poter abbinare un buttafuoco storico e uno spumante, uno fa un pasto e poi dà o un aperitivo o un finale con, speriamo che si riesca a mangiarlo con almeno i familiari stretti, una fetta di panettone, e, insomma, fa sempre bene, insomma. Esatto, era proprio questo che volevamo trasmettere, nel senso che il vino sulle nostre tavole, anche se siamo in pochi, è comunque un pensiero, ecco, per noi stessi o per gli altri è sempre un pensiero molto gradito. Assolutamente, assolutamente, anche perché fondamentalmente sì, è vero che qualche anno fa, diciamo fino a una ventina d'anni fa, il vino era un alimento, era proprio un alimento che non poteva mancare sul tavolo. Oggi purtroppo il vino, per tanti motivi, non è più un alimento principale sulla tavola, però è chiaro che io credo che tantissimi alla sera il piacere di aprirsi una bottiglia di vino e potersi degustare anche solo un bicchiere dà una sensazione diversa totalmente alla cena e a quello che si mangia. E poi il vino, ricordatevi che aiuta, soprattutto il vino rosso importante, aiuta la digestione, per cui bisogna bere per forza un bicchiere di vino. Ecco, Marco, ci hai dato delle informazioni molto importanti, ma per chi ci sta ascoltando, come poter, diciamo, servirsi di questi servizi che volete proporre al territorio, come può essere i cesti natalizi, la consegna dei vostri vini? Ma guarda, noi diciamo che è piuttosto semplice, nel senso che seguendo il nostro sito, che comunque è semplice da cercare perché è www.maggifrancesco.it, Perfetto. nelle news c'è una pagina dedicata ai regali di Natale, dove si scarica un listino e dove in quel listino ci sono tutti i cesti preimpostati. È chiaro, noi abbiamo consigliato dei cesti, ci sono circa una ventina di proposte, poi niente vieta che una persona potrebbe dirmi: no, guarda, mi piace un'altra cosa, e il cesto viene anche cambiato. Però assolutamente noi abbiamo preimpostato delle combinazioni decise anche appunto con i fratelli Daturi, proprio da comunicare il territorio, cioè si mette dentro il buttafuoco storico, lo spumante, il cotechino, un salame, i cacciatorini, che sono proprio le cose tipiche dell'Oltrepò Pavese. Quindi il salame, mi viene in mente subito il salame di Varzi, il cotechino, un cotechino caldo con una bottiglia di buttafuoco, cioè mi viene subito in mente di andare in casa e farmi cuocere un cotechino, insomma. Però Comunque, certo, ma ci va anche sulla dimmi. Ecco. nostra pagina Facebook, su Instagram, assolutamente sì. Perché comunque l'azienda Francesco Maggi sono molto presenti e molto attivi su Facebook, quindi e su Instagram, sui social potete anche contattarli Assolutamente, e sì. verrete reindirizzati a seconda delle vostre esigenze. Prima di salutarti, Marco, e chiudere la serata, abbiamo una domanda che arriva da un nostro ascoltatore che ti ha ascoltato soprattutto nella prima parte in cui parlavamo del fare rete e della descrizione del nostro territorio. A seguito di quello che abbiamo detto, il nostro ascoltatore chiede: secondo te, da conoscitore delle dinamiche del territorio, qual è ancora lo scoglio che frena il rilancio dell'Oltrepò? Allora, questa è una grandissima domanda, nel senso che è una domanda molto intelligente che io purtroppo, d'attore come presidente del consorzio del Buttafuoco Storico, come consigliere del consorzio, come socio del distretto, faccio ancora fatica a rispondermi, perché io
Allora, lo scoglio è semplicemente uno scoglio mentale. Purtroppo il nostro territorio, allora diciamolo proprio come va detto, in tantissime zone d'Italia, io le ho visitate tutte, soprattutto quelle vitivinicole, per capire cosa facevano, per degustare, ma io comunque sono parecchio in giro anche per assaggiare cosa fanno gli altri, perché per migliorare io credo sempre che bisogna andare a assaggiare gli altri. Il primo scoglio è questo. Tantissimi produttori dell'Oltrepò Pavese conoscono bene casa sua e cosa fanno in casa loro, quindi nella loro cantina, e assaggiano i loro vini, ma non assaggiano cosa c'è in giro. Io penso che per crescere bisogna essere umili, bisogna andare in giro, far assaggiare i nostri vini agli altri e accettare qualsiasi critica. Perché le critiche, io dico sempre, io le faccio assaggiare i miei vini a tantissimi esperti, sì, italiani che anche esteri. E io la prima cosa che gli dico è: qualsiasi cosa c'è, ditemelo, perché io voglio migliorare, e per migliorare non servono solo i sorrisi, per migliorare servono le critiche. Dovete dirmi cosa pensate. Se voi pensate che il mio vino non va bene, non fatemi un sorriso, ditemelo, perché dicendomi che non va bene io miglioro. Lo scoglio dell'Oltrepò è l'invidia che c'è spesse volte, perché magari uno ha un successo, invece noi dovremmo essere intelligenti e dietro un successo cercare a ruota di fare quello che ha fatto un altro, e questo sarebbe un primo passo per andare sullo scoglio. Il secondo passo per salire direttamente sullo scoglio è quello di non criticare mai la concorrenza, non criticare mai il collega, ma cercare sempre di dire: il mio vino è buono, ma vai dal mio vicino che ne ha uno ancora più buono del mio. E sarà il cliente che tu hai mandato dal tuo vicino che torna e ti dice: no, magari i tuoi vini sono più buoni, allora tu però hai fatto territorio e hai fatto squadra. Quando cominceremo ad avere questa mentalità qui, a me dispiace dirlo perché i francesi, io sono stato diverse volte in Francia. Ma quando tu vai in una cantina in Francia, soprattutto nella zona della Borgogna, ti dicono che loro lo sanno che non è vero, ma ti dicono che il loro vicino ha il vino più buono del loro. Questa è mentalità, e con questa mentalità si cresce. Quindi si riesce a scavalcare lo scoglio, cosa che noi purtroppo oggi poche teste, poche persone riescono a fare squadra. Noi del Buttafuoco Storico, ad esempio, in questi ultimi anni abbiamo fatto tantissima squadra, e sono 25 anni che abbiamo acceso questo consorzio, e non vi nego che 16 aziende che stanno insieme ancora dopo 25 anni per un progetto comune è già in Oltrepò un grandissimo successo. Molto, questa tua analisi molto bella, Marco, precisa, molto bella, ma soprattutto dà molta speranza, nel senso che è vero che c'è da fare tanta strada, ma è una strada raggiungibile. Ecco, con un atteggiamento, un cambiamento di mentalità è raggiungibile. Marco, non vogliamo sottrarti ovviamente tempo ulteriore e ti ringraziamo Ci di essere stati mancherebbe. con noi. Ecco, ringraziamo gli Grazie, grazie mille a voi, grazie a tutti per la pazienza che mi avete ascoltato. Spero presto di vedervi in Oltrepò in situazioni migliori. Speriamo che questo virus passi e che presto abbiamo ancora la nostra pace, la nostra tranquillità nell'andare in giro e nel visitare anche l'Oltrepò. Venitelo davvero a visitare. Che è bello, sì, davvero. Tutte le cantine hanno qualcosa da raccontarvi. Ecco, io vorrei salutarti, Marco, con un pensiero per il 2021. Che cosa ci aspettiamo? Ma guarda, io calcolo che in tutto quello che ho fatto nella mia vita ho sempre visto il bicchiere mezzo pieno. Io non riesco a vederlo vuoto il bicchiere, altrimenti io domani non imbottiglierei, io domani devo imbottigliare, ma non imbottiglierei se vedessi il bicchiere mezzo vuoto. Lo vedo mezzo pieno. Io credo che dopo una grandissima difficoltà, dopo un temporale c'è sempre il sole. Oggi siamo in un momento brutto, però non avere la speranza che tutto questo svanisca e si ritorna a una pseudo-normalità come avevamo prima, noi non possiamo non pensare questo. Il bicchiere è sempre mezzo pieno, quindi nel 2021 spero che tutto il prima possibile ritorni ancora alla normalità e abbiamo la possibilità di
di gioire ancora come prima ed avere ancora quel bel rapporto che piace a me, una stretta di mano e guardare negli occhi le persone direttamente davanti a me e non purtroppo Federica come oggi noi tra uno schermo di un computer. Esatto, trovarci in vigna da te, Marco. Bellissimo, bellissimo, davvero. Esatto. Anche perché lo sai benissimo che io organizzo apericene in vigna, picnic in vigna. Ne Esatto. organizzo di ogni e quindi vedervi da me in una cosa del genere sarebbe veramente prima di tutto un onore e poi un grandissimo piacere. Ecco, il nostro obiettivo è rivederci in vigna da te, allora, Marco. Ci salutiamo con questo Volentieri. obiettivo. Grazie mille e speriamo presto di vederci. Ciao, grazie e buonasera a tutti e buonanotte. Grazie Marco, grazie mille. Grazie a Marco Maggi dell'azienda agricola Francesco Maggi di essere stato questa sera con noi. Abbiamo fatto una bellissima analisi non solo sulla sua azienda di cui ci ha aggiornato, ma anche del settore. Abbiamo fatto un'analisi anche sull'imprenditoria locale. Abbiamo fatto dei ragionamenti sul nostro territorio, sull'Oltrepò, come rilanciarlo, come si potrebbe fare rete, questa cosa su cui energicamente sta lavorando Marco nell'ultimo periodo, soprattutto in quest'ultimo anno ha intensificato questa sua volontà di fare rete proprio per aiutare l'Oltrepò a rimanere saldo laddove ci sono delle belle imprenditorie che lavorano e che hanno voglia di superare questo momento. Quindi ringraziamo moltissimo Marco per averci dato questi spunti di imprenditoria interessanti, sempre legati a Pavia, all'Oltrepò e al nostro bellissimo territorio. Pavia Play Live anche per questa sera si conclude. Vi salutiamo, ma prima vi diamo diciamo, l'annuncio della prossima settimana. Ci troviamo qui lunedì prossimo insieme ad Antonio Sacchi, il nostro ospite, con cui parleremo di cultura. Quindi la prossima settimana la parola di Pavia Play Live sarà cultura a Pavia e provincia, quindi la cultura nel nostro territorio. Sappiamo che è un segmento che è stato ovviamente toccato dalla pandemia, dall'epidemia, quindi andremo un po' a capire la dinamica della cultura all'interno di questo momento di emergenza, in questo momento storico. Grazie a tutti per essere stati con noi e un saluto da Federica Tronconi, un buon proseguimento di serata.